Salve a tutti! Come promesso, ecco un nuovo video gameplay di Train Simulator con la mia postazione. Era da tanto che non l'avevate in uso per questo simulatore, ed ammetto che anche a me mancava giocare a Train Simulator in questa maniera, che personalmente reputo uno dei modi migliori per sfruttare appieno le potenzialità di questo simulatore. Sicuramente so già che i nuovi arrivati al canale mi chiederanno come ho fatto a far funzionare tutto questo. Beh, vi consiglio di dare un'occhiata ai miei passati video dove ho spiegato in linea generale il funzionamento del setup e fatto anche un tutorial sul collegamento di periferiche esterne. Alcuni di voi attendono il video dedicato al tablet sincronizzato a TS e farò in modo di pubblicarlo nei prossimi giorni. Io non sono un esperto di treni, le mie conoscenze a riguardo si basano sulle mie tranquille giocate che mi faccio in questa maniera e che mi danno parecchia soddisfazione perché sì che mouse e tastiera sono ottimi su Train Simulator, ma avere oggetti fisici che possono avere una lontana somiglianza con leve pulsanti di un treno come in questo caso ad esempio è tutta un'altra storia. Se vi interessa, a dicembre avevo pubblicato un video dedicato ai 5 modi di giocare su Train Simulator. In ogni caso, oggi siamo negli Stati Uniti d'America, con un treno della Amtrak nella linea ferroviaria che parte da New York e arriva a New Haven. Questo è un buon esempio di treno con cui sfruttare le tre leve del Flight Yoke System. Di fatto, quella nera la utilizzo per la potenza, quella blu per la direzione di marcia e la rossa per i freni, che in questo video non ho mai utilizzato perché non ce n'è stato bisogno. Il mezzo di trasporto è un Siemens ACS64. Una locomotiva elettrica che in servizio può arrivare ad una velocità massima di 200 km orari. Di fatto non sfrutterò tutta la sua potenza in questo video perché la tratta che sto percorrendo ha un bel po' di limiti da rispettare, quindi spesso dobbiamo andare a regolare la velocità. Inoltre questa è una locomotiva che include il sistema di allarme in caso di inattività del conducente. Se ad esempio entro un minuto non viene toccato assolutamente nulla, allora partirà l'allarme, che se non disattivato porterà all'arresto del treno. E cari ragazzi, vi assicuro che il suono dell'allarme in questo simulatore, o perlomeno in questo treno, è un qualcosa di assordante. Quindi occhio al volume del vostro impianto audio perché vi si distruggono i timpani. Di fatto, un'utile funzione che ho assegnato alla mia pulsantiera SciTech è proprio il reset dell'allarme in caso non tocco nulla entro un minuto, assegnato attraverso il pulsantino rosso sopra lo stick. Devo dire, molto azzeccato. Cari ragazzi, spero vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo al prossimo, iscrivetevi al canale ed un saluto dal mondo dei simulatori. Ciao a tutti!